Il bilancio della stagione estiva 2018 è stato presentato il 9 ottobre dal presidente Vito Riggio e dal direttore generale Alessio Quaranta nel corso di un incontro con gli operatori del settore. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere di amministrazione dell'ENAC, Mario Mele, rappresentanti dell'ENAV, dei vettori nazionali e internazionali, delle società di gestione aeroportuale, delle società che gestiscono i servizi di assistenza a terra e i servizi di catering, delle agenzie di viaggi e il delegato del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Dai dati presentati dall'ente, durante i mesi di luglio e agosto il traffico passeggeri è aumentato del 3,8% rispetto agli stessi mesi del 2017. Una crescita omogenea che non riguarda solo i dati estivi, ma tutto l'anno, arrivando all'incremento del 5,3% nel periodo gennaio-agosto 2018. Si è registrato anche un aumento delle segnalazioni ricevute dall'ENAC per cancellazioni dei voli e ritardi in partenza, dovuti prevalentemente agli scioperi che hanno interessato il settore e in particolare quelli di alcune compagnie aeree europee e dei controllori di volo francesi, che hanno determinato ripercussioni sul traffico nazionale. Nel periodo gennaio-agosto 2018 l'ENAC ha ricevuto un totale di 3.070 segnalazioni relative alla violazione del regolamento 261 del 2004, con un incremento del 26% rispetto all'anno precedente. Nel periodo luglio-agosto 2018 le segnalazioni sono state 1.062, con un incremento del 108% rispetto all'anno precedente. Chiediamo al direttore generale dell'ENAC, Alessio Quaranta, qualche informazione sul bilancio della stagione estiva e, più in generale, sulla situazione del trasporto aereo. Direttore, quali sono state le maggiori criticità dell'estate del 2018? Ma le maggiori criticità sono state quelle legate alle cancellazioni di volo, vuoi per motivi operativi dei vettori, vuoi per l'ondata di scioperi che ha coinvolto un po' tutta Europa più che il nostro paese. Ovviamente questo a cascata ha creato una serie di servizi ai passeggeri. In generale, il bilancio è stato positivo anche in considerazione della crescita del traffico? Il bilancio è stato positivo, il traffico è cresciuto, rimane, ripeto, questi disservizi che potevano essere gestiti diversamente. Stiamo cercando di trovare degli strumenti per la prossima estate per, se non prevenire disservizi che possono essere fisiologici, sicuramente provare a gestirli in maniera diversa. Qual è la situazione generale del settore, sia per quanto riguarda le compagnie aeree, sia le società di gestione? Ma il settore, sia quello nazionale che quello più generale europeo, devo dire che è in forte espansione. Dopo gli anni difficili della crisi che hanno attraversato il trasporto aereo, devo dire che da un paio d'anni stiamo avendo non soltanto una crescita del traffico in termini di passeggeri, ma anche una risposta più generale molto positiva sul sistema, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale. Dottor Quaranta, investimenti e intermodalità sono necessari per garantire la competitività del trasporto rispetto ad altri paesi. Quali sono le sfide che aspettano l'aviazione civile italiana? Gli investimenti sono essenziali nel settore del trasporto aereo. Dati non nostri ma di natura internazionale ci dicono che da qua ai prossimi 20 anni il numero dei voli raddoppierà e senza uno sviluppo adeguato delle infrastrutture è chiaro che non saremo in grado di accogliere questo traffico crescente né sul territorio nazionale né a livello internazionale. Dal punto di vista nazionale devo dire che siamo fortunati perché abbiamo una capillare rete di aeroporti già oggi presente sul territorio nazionale che aspetta soltanto di essere utilizzata. In questo una revisione del piano nazionale che specializzi i singoli scali per vocazione è sicuramente auspicata.